Via. Bentornati sul canale, siamo qui allo Swiss Open in cui abbiamo fatto top 16, top 4 e top 8. E top 8. ma te non già che sta lista qua. Vabbè, l'ho fatta io. Però dai, allora, incominciamo subito con la lista. Allora, abbiamo giocato Snake Eye. Tanto per cambiare. Vabbè, questa andiamo veloce, non... Sì, dopo un po' basta. Ah, perché tre streghe? Perché il mazzo comunque è brick. Perché tanto. È brick e comunque adesso ci sono più accessi a... Sono 9 streghe. Sì. Una di queste. Quindi perché abbiamo giocato tre streghe? Perché è carta forte e partirci è sempre forte questa tre perché... E poi perché questa comunque necessita anche di mostri nel mazzo. Già ne giochiamo pochi. Fai quindi... la combo. Esatto. Questa quindi... è la combo più forte del SEO. No, la combo più forte è unicorno, ferri, vai. Anche se non gioca anche a Stila, praticamente che OTK più velocemente. Sì. Vabbè, questo fortissimo. Engine Snake Eye. Poi l'engine Snake Eye. L'engine vero del mazzo. Sono due pianeti terraformare, tre ferrir, un unicorno. No, questo non te la perdo. Allora, perché questo rateo? Perché allora Ferri, la mirror match andando secondo è una delle carte più forti adesso. E andando primo, adesso avendo 6 accessi a Deception, quindi strega Deception, fai una combo veramente fortissima con Ferri Deception, fai tutte le zone letteralmente, esatto. Cioè finisci il campo. Esatto. Ti genera tanto vantaggio board e poi sono sempre forti da avere perché ti fanno giocare sotto Shifter e sotto Fuvaros. Esatto. È una combinazione forte da vedere. E poi volevamo aumentare i Ferrir perché volevamo ridurre il fatto che Burt fosse un brick. Cioè se tu vedi Burt con unicorno non è forte. Non è forte. Però se lo vedi con Ferrir, Burt è molto forte come carta. Poi un Engraver, solamente un Engraver perché... Allora questa in realtà, cioè, è una prova, però comunque... perché volevamo bene giocare attorno a Fuvaros e a Shifter e queste. Poi non volevamo aumentare troppo di carte, volevamo giocare tanti Kashtira. Poi in tutti i mazzi che non sono demone, che non fanno combo con Aerial Eater, non ha senso giocare più di un Engraver perché sono solo pali che non portano a nulla. Adesso non c'è neanche più spazio nell'extra per giocare Cesare, quindi esatto, non è, cioè tanto il parino adesso è Deception, non è più Engraver. E poi comunque giocando tanti scartini lo puoi, cioè, lo sì, puoi, lo puoi scartare, tanto non cambia niente. Poi a malincuore, vai, 3 Ash e 3 Ash Called per avere out a Fuvaros, per avere out a Purulia e ovviamente l'altra out che giochiamo nel mazzo contro Tenpai perché ce ne aspettavamo tanti ma io non ne ho beccati di Tenpai. Sì, due, lavoratore. Queste sono le carte out Tenpai. Nulla di... di particolare, Trust diventa ancora più forte post side perché può settare different e andando secondo comunque il target di principali sono due talent e andando primo questa lista è veramente fortissima, andando secondo pure perché abbiamo messo tre droplet, quindi sei carte contro l'enter perché sì. Se becchi il matchup che soffre barrier praticamente lo FTK. Esatto, vabbè. Comunque non penso di aver mai perso un game dove ho visto Trust, voi. Trust no, troppo forte, troppo Trust. Fortissimo. Fortissimo. Non giocate. Giocate il Veiler. Forte. Allora, l'extra, questi sono standard. Animal l'abbiamo messa perché... è ancora forte. È fortissima e poi anche perché abbiamo messo... cioè, Dark, un motivo in più. Dark adesso un mirror match è... clamoroso. È una delle carte più forti perché ti prende le fusioni, ti prende strega, è fortissimo. Poi P, SP, Ita, Fenice, Princess, nulla da dire, Goddess, il Borbreaker, il Borbreaker di Extra, poi vabbè, ovviamente le due fusioni Zamina, Desirae, Dio, e poi l'ultima carta Fucio per, perché volevamo come Lil rispettare tanto Tenpai. Fino a base 0 può non capitare neanche di farlo, però è lì. Però è lì. Lui c'è seduto. Side, tre Fuvaros e tre suore per avere 6 carte impattanti quando vai a G3 win second. Diventa 9. 9 ovviamente con ruler. 10 con la prossima. E 10. Queste sono le carte che vanno a implementare il mazzo quando vai secondo a G3. Due. Questa l'abbiamo giocata di side perché non volevamo avere troppe break andando primo
E poi non dico che la carta è overrated, ma è tanto forte quando, cioè, contro i mazzi che hanno perso tanto dopo l'uscita dell'espansione. Quindi i mazzi che adesso sono davvero sono forti la tankano molto bene, tipo Fire King, Tenpai, Centurion, ma anche Kashtira in generale, ma anche a Mirror Match di Snake Eye. Esatto. Quindi non, e poi questa lista non ci vanno permettere di fare Fubaros, si prende Ash, avere quattro carte in mano. Esatto. E questa, insomma, la di Ruler, vabbè, spolverino, non si scusa. E poi vabbè, le trappole sono due different, per il Mirror, carta per Yubel forte, Skill Drain, sì, Yubel ovviamente, la seconda barrier e ce ne può essere uno solo. Giusto così. Allora, questa è la lista. Questa è la lista, ringrazio tutti i ragazzi con la quale abbiamo fatto la lista, soprattutto il team, ILG Gaming. Soprattutto agli sponsor, Alfonso, tutti. Carlos Games, tutti quanti. E ci rivediamo al prossimo video.